più il distretto sanitario che gestisce i servizi e dall'altra i municipi che si devono occupare dei servizi sociali, perché ci sarà un unico distretto sociosanitario che si prende carico di tutte le problematiche e anche i fondi che prima erano distribuiti, di cui non si capiva bene. E peraltro noi ci siamo accorti, questa è una cosa assurda, non ci sono i soldi per il sociale e noi ci siamo accorti che tanti comuni non riuscivano a spenderli, quindi c'era qualcosa che non andava nel modo di gestire le risorse, e anche questo lo stiamo riprogrammando in modo tale che ci sia la possibilità per tutti di usufruire delle risorse, veramente non dividendo tra i vari fondi, per esempio, proprio perché le persone, poi non è che una persona dice non è autosufficiente, ma magari è pure anziana, ma magari è pure povera, e dividere le persone in questo modo, come è stato fatto in questi anni, no? Anche a canne d'organo, no? I servizi sociali sono fatti a canne d'organo, ma nel territorio le persone stanno tutte insieme, non hanno questa visione. E anche il fatto di ipotizzare, come ormai si sta facendo concretamente, su tutto il territorio del Lazio 48 case della salute, di cui 3 sono già state aperte, e su Roma ne dovranno essere aperte 15, e queste 15 verranno aperte solo col contributo dei territori, perché sennò diventano una specie di cosa molto teorica che non corrisponde alle esigenze dei cittadini. Cosa sono le case della salute? Sono dei luoghi fisici dove si fa l'integrazione vera, cioè vale a dire dove ci sono sia i servizi sanitari sia i servizi sociali, dove c'è il punto unico d'accesso, dove si costruiscono i percorsi con i budget di salute che permettano di capire per quella persona, tra sociale e sanitario, come devi spendere i soldi e quanti soldi servono per quella persona, dove è prevista una forte partecipazione dei cittadini, sia come controllore dei servizi, sia come gestori nel caso del terzo settore. Addirittura, e qui veramente è stato fatto un gran lavoro per cercare di capire che le associazioni del terzo settore basta considerarle solo degli erogatori dei servizi, ci devono aiutare come istituzioni a costruirli i servizi, a programmarli, perché sennò rimarremo sempre con quell'idea, no? Che da una parte c'è l'istituzione che quando serve chiama l'associazione, spesso non verifica nemmeno come viene fatto il lavoro che deve essere fatto, e in qualche modo non si capisce che quello che deve cambiare è il sistema di governance, dove tutti i soggetti concorrono nello stesso modo con diverse responsabilità a garantire il servizio dei cittadini. Questo è un grande lavoro, ma per farlo bene bisogna che la regione faccia il suo dovere è programmare le attività, approvare le leggi. Il suo dovere è trovare i soldi per finanziare questi servizi, tanto per dire, le prime 8 case della salute sono stati stanziati per ogni casa della salute 450.000 euro, che non è una piccola cifra, così come per il sociale ad aprile sono stati stanziati 132 milioni di euro, che sono stati anche trovati da rimanenze di soldi che non c'erano, pure di soldi che ci venivano dall'Europa. Un'altra cosa, non si fa il sociale senza soldi, è chiaro che non ci vogliono solo i soldi, ci vogliono le strategie, le persone e i giusti programmi, ma il fatto di essere riusciti a pagare ben 200 milioni dei debiti pregressi che la regione aveva con i comuni e gli enti che si occupano di questo, che li aspettavano da anni, forse questo dà anche un po' più di speranza per chi deve lavorare sul territorio, che si trova a poter dire allora la regione non ci sta imbrogliando, non ci sta dicendo di fare le cose e poi dopo se ne lava le mani, ma ci mette la faccia, ci mette i soldi, ci mette le energie, produce risposte. Ma per farlo bene, secondo me serve un'altra cosa. Per fare bene cose come le case della salute bisogna andarle a raccontare sul territorio. Questo inverno, l'ultima iniziativa l'abbiamo fatta pochi giorni fa, abbiamo fatto ben 8 incontri nei municipi e nella provincia di Roma, alcuni voi sicuramente eravate presenti, per parlare con i cittadini, con gli operatori, con le associazioni,
per capire se i decreti, gli strumenti che sono stati messi in campo sono quelli giusti. Cioè andiamo a fare una casa della salute, ma che ci deve essere dentro? Ci deve essere anche il centro antiviolenza? Ci deve essere anche la pediatria? Serve un tipo di servizio dove è molto forte il PUA, in modo tale che il municipio può delegare alla casa della salute un'attività di punto unico d'accesso che magari non riesce a reggere per suo conto? Come mettiamo insieme i soldi? Come mettiamo insieme gli operatori? E l'ultima cosa che volevo dire su questo, io credo che la vera scommessa è sul modello culturale, perché noi possiamo fare le leggi migliori, partecipative, con l'integrazione, che è il budget di salute, inserendo nuovi soggetti che non avevamo previsto precedentemente, ma se non cambia il modello culturale di chi opera in questo settore è molto difficile cambiare. Un esempio piccolo, l'altro, in uno degli incontri sulle case della salute, un medico si alza e dice: per me integrazione è far sì che non succeda più quello che mi è successo l'altro giorno. Vado a casa di un anziano sofferente, perché io sono un medico che fa la terapia del dolore. Arrivo e ci trovo un reumatologo che era stato mandato da un altro. Allora, è evidente che così non funziona. Cioè, noi dobbiamo imparare a mettere insieme le persone nella gestione della presa in carico, perché se non mettiamo insieme le figure e continuiamo a operare come si fa da tanti anni, in modo tale la sanità funziona in un modo, ma non nemmeno questo, perché dipende da qual è il settore che ti ha mandato, no? Per cui il cittadino non ha un percorso di cura, non ha una presa in carico, ma ha semplicemente una serie di interventi assolutamente scoordinati tra loro che non gli risolvono nemmeno il problema. Quindi noi dobbiamo scommettere in questa capacità, ma è un problema culturale, perché non siamo abituati a lavorare tutti insieme. Cioè i medici non lavorano con gli assistenti sociali e invece ci devono lavorare, perché sennò non li risolviamo i problemi. E questo è un continuo trovare questo tipo di ostacoli. La domanda più grossa che è venuta dai municipi è stata prevalentemente: uno, facci scegliere a noi dove deve essere fatta la casa della salute. Lo sappiamo noi nei nostri territori quali sono i luoghi di migliore accesso per i cittadini, dove veramente andrebbero. Io le farei pure nei supermercati, cioè voglio dire nei centri commerciali, cioè dove veramente la gente sono dei luoghi di aggregazione dei cittadini. Due, dovete darci le risorse per poterli fare, e le risorse si sono trovate, perché per le case della salute ci sono 30 milioni di euro, che non è che sono proprio pochi, non bastano, però non sono pochissimi. Tre, dovete aiutarci attraverso la formazione tra i medici di famiglia, gli operatori sociali, a cominciare a lavorare insieme, perché il cittadino è uno e non può avere attorno a sé una modalità di gestione della situazione che non sia il famoso welfare plurale di cui noi spesso parliamo, no? Così, ma magari non capiamo che in concreto significa semplicemente non far sentire le persone abbandonate. Speriamo di riuscirci, i tempi sono che dovremmo a settembre approvare la nuova legge, che dà sicuramente dei strumenti in più a tutti. Le case della salute sulle prime del territorio di Roma dovrebbero aprire proprio alla ripresa, e contiamo di poter fare nel giro di un anno da adesso tutte e 15, ma già arrivano le richieste di farne altre. Cioè non ne abbiamo ancora fatte, cioè non abbiamo, ce ne sono molte in preparazione, ma non ne abbiamo ancora aperte, e ogni volta che si va nei municipi io torno a casa con una casa della salute in più. Quindi dovremo riuscire a trovare un sistema per finanziare fino in fondo questi strumenti, perché credo che siano un modo per dare le risposte ai cittadini. Io credo poi, chiudo, che la Regione non abbia un ruolo di gestione. Infatti io non ho parlato di gestione. Noi dobbiamo imparare a occuparci molto meno di impicciarci di qualunque cosa. Molto spesso lo abbiamo fatto solo per dare i posti, cioè per motivi che non sono nobilissimi, per motivi anche clientelari. Dobbiamo invece programmare,
trovare le risorse, elaborare le strategie ed essere quel luogo di sussidiarietà verticale che veramente serve per fare un welfare serio, aiutando veramente chi sta sul territorio e che sa forse molto meglio di noi cosa significa stare accanto alle persone che hanno bisogno. Grazie. Allora, facciamo, diciamo, un piccolissimo accordo, perché c'è un dibattito dopo di noi, tra l'altro molto bello e interessante, e quindi diciamo dobbiamo lasciare il posto, però io farei questa cosa, un giro veloce tutti e tre, però tre minuti, con una mia, diciamo, una mia domanda. Diciamo, tenendo conto delle cose che ci siamo detti e della necessità di ragionare su una nuova generazione di politiche sociali, perché ognuno nel suo modo, diciamo, no, e dalla sua competenza ha detto questo, è evidente che non possiamo risolverlo stasera, e non sarebbe, tra l'altro sono necessari interventi, ragionamenti, diffusione. Io credo che, intanto lancio una cosa, noi nella seconda metà di settembre dobbiamo, almeno diciamo io mi impegno a lanciare un seminario, una due giorni di approfondimento su diciamo appunto un modello, cioè, appunto sul percorso della costruzione di nuove generazioni, una nuova generazione di politiche sociali, e credo che questo sia un punto fondamentale su cui dobbiamo lavorare tutti insieme, ognuno dal suo punto di vista, il terzo settore, il sindacato, le associazioni, gli amministratori. E invece chiuderei, diciamo, con questa serata ponendovi una domanda. Ci siamo detti, cioè, appunto, molte cose sulla necessità di organizzare, abbiamo detto cosa bisognerebbe fare, il tema è diciamo, quali sarebbero, diciamo, i percorsi da costruire. Il tema è, da settembre, proprio in quest'ottica, ognuno di noi, no, come riesce a contribuire, e dico ognuno di noi perché faccio l'amministratore anch'io, diciamo, in un municipio, a la costruzione di questo modello. Pierfrancesco poneva per esempio, ve lo faccio come domanda, poi scegliete voi l'esempio che volete, però sceglietene uno, è un esempio. Ad esempio, già il tema, diciamo così, dei richiedenti asilo, dell'accoglienza, tema fondamentale, tema culturalmente nostro e sul quale che rivendichiamo. Ma il tema, io credo che senza, per esempio, porre un problema al governo centrale sulla gestione di questo modello, è evidente che si scarica una pesantezza sulle nostre amministrazioni che poi è controproducente anche per la cultura che mettiamo. Faccio una domanda, la butto lì: è necessario veramente che tutta la gestione del richiedente asilo avvenga solo ed unicamente a Roma, non solo per la prima volta ma anche per i ritorni e anche per rifare nuovi documenti? È pensabile, diciamo così, che non è pensabile che si cominci a fare un ragionamento sulle prefetture di tutta Italia, che si costruisca un rapporto, diciamo, con l'ANCI e si faccia un ragionamento su questo? Lo dico così come esempio, no? Cioè, è pensabile, diciamo, un ragionamento di questo genere? Io credo, ma questo può essere questo come possono essere mille altri, o il tema della povertà, del reddito, di un reddito di cittadinanza, è un tema che dobbiamo cominciare, che possiamo cominciare a discutere, o che dobbiamo solo affrontare con la social card, sulla quale poi bisognerebbe fare un progetto più di lungo periodo e poi il progetto in verità non si riesce a costruire? Cioè, il problema è come mettiamo politiche sociali e non appunto emergenze sociali, come mettiamo programmazione nel nostro modo di vedere le politiche sociali, che sono programmazione per tutti e non solo a correre dietro alle emergenze, che tra l'altro economicamente è anche una spesa quadrupla, perché l'emergenza storicamente è una spesa quadrupla, non controllabile, non organizzabile. Quindi io vi chiedo uno sforzo, due minuti e chiudiamo e lasciamo il dibattito dopo, però, diciamo, a settembre, diciamo così, qual è il primo punto per aggredire questo tipo di problema e come cominciamo a lavorare? Tra l'altro, noi tutti, non so Milano, non so, ma la Regione Lazio deve costruire per la prima volta la storia, non per colpa, diciamo, degli attuali amministratori, il piano sociale regionale, che non c'è mai stato nella Regione Lazio della storia. Il Comune di Roma deve cominciare ad affrontare il tema del piano regolatore sociale, non so come è messo Milano, Maiorino ce lo racconterà, però questi sono anche degli strumenti su cui dobbiamo cominciare a programmare. Pierfrancesco, avevamo fatto il giro con lui. Ma molto rapidamente, anche perché vedo gli oratori del prossimo dibattito in fondo al prato e non voglio... Facciamo
perdere tempo, però io credo che i punti siano stati molto, come giustamente tu dicevi, in maniere differenti, però